thank you Cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, ben ritrovati. Vedete che oggi vi accolgo veramente in un modo ospitale al massimo perché vi ho accolti con un bel mazzolino di fiori attraverso la canzone che voi sicuramente conoscete quel mazzolino di fiori che viene dalla montagna e varda ben che non si bagna che lo voglio regalare lo voglio regalare perché è un bel mazzetto lo voglio dare al mio moretto questa sera quando il vien come mai questa canzoncina famosa appunto nelle nostre vallate? Perché ho trovato questo periodico, vi dico subito che è scritto in inglese, quindi non voglio darvi però lezioni di inglese, ma è il periodico mensile dei nostri emigranti nordamericani, penso degli Stati Uniti, di New York, e mi è arrivato grazie alla signora... Luisa Benini, al fratello Gino, che saluto e ringrazio, e ho scoperto un sacco di cose. Intanto che c'è questo legame veramente così indissolubile fra emigranti trentini e la nostra regione, il Trentino. E naturalmente poi questi contributi che danno i nostri emigranti per ricordare la loro storia passata, le loro origini, le loro radici. E appunto vi dicevo che c'è questo bel... Mazzolini di fiori. Ma non è finita, naturalmente. Vi dico subito che sono citati qui Romano Turini, Mauro Grazioli, Giancarlo Attognoni, il coro di Tenno, sono citati personaggi, associazioni del nostro Trentino, in particolar modo dell'Alto Garda. Ma poi quello che mi interessa è addirittura è che a un certo punto viene presentato l'imperfetto, pensate un po', congiuntivo del verbo essere. E ve lo leggo, che mi fussa, che tite fusse, che lull fussa, che noi fussen, che voi fusse, che lo fussa. Ecco, vi dico subito che il modo di scrivere non è dei migliori. Voi Sapete che sulla scrittura io sono purtroppo molto eh, rigido. Voglio che vengano rispettate alcune, alcune, non tantissime, ma alcune semplici regole. Riguardanti gli accenti e gli apostrofi. E quindi questo devo dire che. però mi preme farvi notare che addirittura si cerca di recuperare il, il, il dialetto, addirittura attraverso il verbo, e naturalmente vicino ci sono poi le traduzioni in inglese. Poi vado avanti e trovo Cestel da Seminar, la Manecia, il Forment, il Font, il Badil. Il baquet, la vanga, il baston, esgussador o sguazzador, e, e vicini ci sono i vocaboli inglesi. Quindi vocabolo dialetale trentino, pensate un po', con la traduzione rispettiva in inglese, estremamente interessante direi. Ma poi eh, c'è una curiosità, c'è una bella foto con il museo della scuola di Rango, quel bel paesetto su del Bleggio, no? Appunto, eh, diretto da questo Tommaso Iori, quindi addirittura il Museo scuola di Rango, quindi addirittura ha citato questo, questo aspetto molto curioso di quella bellissima frazione cittadina, appunto del Bleggio, di quel paesino più che cittadina, ho sbagliato. È un paesino molto caratteristico. Ma poi, adesso ve lo farò vedere tramite l'immagine, c'è un disegno in cui si vede l'attività del contadino, della campagna, l'attività dell'orto, con gli attrezzi disegnati e con i relativi nomi dialettali. Devo dire che qui purtroppo eh, la terminologia non è molto ben visibile, comunque si legge il manek, si vede la sappa, l'arato, lo sguassador, la vanga, però spaventa passeri però non si vedono molto bene le scritte, però è interessante notare tutto questo disegno che vuole far rivedere una certa attività agricola. Poi vado avanti e arrivo alla cosa curiosa, e qui vedo citato appunto Mario Grazioli, il professor Mario Grazioli. Bene, e pensate un po' che vicino ad una fotografia di Giacomo Floriani, eh, quindi andiamo a nozze qua, noi che ad Arco stiamo un po' dando vigore a questa associazione Giacomo Floriani appunto per ricordare il poeta Rivano anche in previsione dei 50 anni della morte dell'anno prossimo. Vicino a questa foto di Giacomo Floriani, la caratteristica foto in cui lo si vede nella sua baita, affacciato vicino alla porta aperta e lui seduto che sta leggendo con la caratteristica pipa, il caratteristico berretto. Le caratteristiche braghe e la Zuava e i caratteristici scarponi da montagna. Pensando un po' bene, vicino ci sono questi modi di dire che vi dico subito da un punto di vista della scrittura lasciano a desiderare. Poi ve li leggo perché poi ci sarebbe anche la relativa eh, traduzione in inglese. La roba per forza non la va nascosta, penso che lo conosciamo tutti. Chi va pian va lontano. Beh, anche qui c'è poco da dire. Tutti i mati i fa i soati. E mi piace far notare che qui non sono stati fatti i raddoppiamenti. Eh? Molti invece raddoppiano. Tutti i mati con una T i fa i soati con una T. Bene. Far ed esfar, le tut en laurar. Ogni promessa l'endebit. Se può perdonare, ma mica smentegar. Lascia stare il can che dorme. Chi si taglia il naso senza sanguina la bocca? La parte degli altri la par sempre più grande. Se crede, se crede più al mal che al bem. Le botte, quindi non le botte, botte con la o aperta non le piace neanche ai aseni e il POC le meglio del niente soldi fa soldi pioci fa pioci eh, bella questa qua questa è. quando sei al bal bisogna balar vale meglio do soldi guadagnai che 100 milioni robai beh insomma su questo Vorrei soffermarvi, ma è meglio di no perché altrimenti sbrodolo, cioè vago fuori... Eh, no, però insomma, va al meglio do soldi guadagnai che 100 milioni di robai, al di dancoi non la seria proprio così, ma insomma, pensé quel che sé. Chi dorme non c'ha pa pessi, pessi con do S, famosa polemica, pessatei con do S, con S. Tutti i cerca di tirare l'acqua al somolim. Chi va al molim è senza farina. A caval donà non se va ad bocca. Bisogna fare il pas secondo la gamba. Beh, direi che veramente questi nostri emigranti trentini hanno scelto dei modi di dire veramente significativi esemplificativi di un modo di pensare, di un modo di vivere, di un modo di concepire la vita che veramente sarebbero insegnamenti da portare nelle scuole. Qua e là qualcuno anche potrebbe essere lasciato da parte, ma ce ne sono alcuni che a mio parere sono hanno un significato educativo profondo e mi pare che i nostri migranti vogliono con questo appunto risaltare la, la loro vita, la loro vita che nata in Trentino, è continuata poi in Nord America, o magari là c'è cioè la seconda generazione. Insomma. Cioè, I figli dei nostri migranti sono nati là, però attraverso i genitori riescono a perpetuare, a conservare qualcosa del dialetto trentino. E questo eh, periodico, appunto, intitolato curiosamente Filò, che mi è stato, ripeto, dai fratelli Benini, che ringrazio nuovamente, questo filò con un bel, una bella foto del castello di Tenno, fra l'altro il titolo dice Un giornale for per Tyrolean Americans, per gli americani tirolesi, per un po' di origini, di origini tirolesi, naturalmente trentine. Ed è il volume quindicesimo, purtroppo però ho cercato qua e là una data ma non sono riuscito a trovare una data, quindi non so questo volume a quanti anni o a quanti mesi fa si riferisca. Penso che sia molto recente anche perché sono citati personaggi recentissimi, insomma, Mauro Grazioli, Giancarlo Attognoni, Romano Turini. Quindi tutti i personaggi che fra l'altro in qualche modo abbiamo, abbiamo citato, Romano Turini l'abbiamo avuto addirittura ospite qui, avremo anticipo anche il professor Grazioli, che fra l'altro ho scoperto avere un padre, purtroppo il padre è già morto, ma avere un padre che aveva una grande passione per il dialetto e scriveva poesie in dialetto. Mi pare che il professor Mauro, il figlio, abbia anche fatto stampare un libretto eh, per il papà con le sue poesie. Quindi avrò modo sicuramente più avanti di avere qua il professor Grazioli a parlare appunto del dialetto paterno, di quello di... Ci sono alcuni scritti interessanti che andremo ad esaminare come faccio sempre quando ho qui degli ospiti che in qualche modo ci fanno scoprire il dialetto o loro o di familiari. Beh, a conclusione di questa puntata mi preme farvi notare, naturalmente per gli appassionati di dialetto chiaramente, che da qualche settimana, da ben tre o quattro, io però ne ho recuperate tre, eh, Elio Fox, vi ricordate lo studioso di dialetto che abbiamo avuto ospite per ben due volte, eh, anzi siamo stati a Trento ad intervistarlo. Dicevo L'Adige, il quotidiano L'Adige, pubblica una volta alla settimana, eh, vedete questo suo angolo. In cui vengono presentati alcuni vocaboli. In questo caso vedete c'è scritto capei da pret, capel, capela, naturalmente con un sacco di spiegazioni, modi di dire. Poi nell'altro nell numero vedo il verbo toccar, toc, toc, ecco, vedete l'importanza: il toc, accento chiuso, non è il toc, il toc è un tocco, il toc è un pezzo. Dame toc è torta, è un toc, un pezzo, il toc, senti il toc, cos'è sto toc? Eh? E poi un'altra puntata, vedete che me le sono ritagliate perché Fox naturalmente mi preme seguirlo, il verbo tirar, e qui vedete i modi di dire tirare in long, tirar de long, tirarne zo a campane doppie, tirar zo gli altari. Tirar acqua al somolin, abbiamo detto prima, vedete, nel, eh, i nordamericani emigranti. Tirar l'acqua al somolin, senti come che il tira, e quindi, eh, guarda chi che il sé tira drio, ma veramente, tirasse su le maneghe, tirasse in tirasse per i cavei, tirasse su. Ecco, quindi, mi premeva farvi notare questa curiosità. Quindi, una volta alla settimana, di solito. Il sabato c'è questo servizio di Elio Fox appunto sul dialetto trentino. Ma un'altra, eh, prima di chiudere un'altra cosa, ancora mi preme farvi notare, qualche giorno fa eh, un mio amico mi ha detto ma come si dice in dialetto zitella? Cioè la donna nubile, e l'onda sposare, il celibe. È eh, un problema, cerca di qua, cerca di là. Poi mi è, è arrivata una telefonata dell'amica Fiorella Marocchi su di Calvola, che mi ha detto: Ma guarda che penso che eh, la donna nubile, la zitella, si dica ciata, e perbacco, ciata. E l'uomo? è chat, o anche barba, qui non c'entra la barba, no? Quindi sì, c'ha ah, quelli l'embarba, cioè vuol dire è un uomo non sposato. Quella lì l'enacciata vuol dire una donna non sposata. Ecco, a dire la verità, se si va sui vocabolari trentini, ciata sta per anche sata, quindi la zampa di un animale, quindi ciata sata. Quindi alcuni è difficile trovare ciata col significato di zitella. Però sembra, almeno a sentire l'amica Fiorella e anche qualcun altro a dirla la rita, mi pare anche la rita di, 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 di Varone, appunto ciata è la zitella, quindi e invece l'om eh, si dice appunto, come ho detto prima, chat o barba. Qualcuno ha detto anche Zaver, no, Zaver, a parte che Zaver se non ero è il, il becco castrato. Ma Zaver si dice di un uomo un po' zotico, rozzo, no? Ah, te sei un Zaver! Eh? Però qualcuno mi ha detto che l'uomo celebre è anche Zaver. Io ho i miei dubbi. Per dire, insomma, che c'è molta difficoltà a volte a trovare, a recuperare meglio... Certe parole dialettali ormai purtroppo scomparse. Una di queste è appunto Zitella. Qualcuno mi ha detto: Ma Zitella basta dire Zitella con L, Era eh, troppo comoda. Allora, per, trasformare, per trovare le parole dialettali, prendo la parola italiana, levo un, un raddoppiamento, levo una S, una Q. Eh, non si fa così. Ecco. Quindi, nel caso di Zitella, potrebbe essere veramente Ciata, anche se Ciata sta anche per Zata, cioè la zampa dell'animale. Bene, con queste due. Ultime cose, quindi Lelio Fox che presta questo suo servizio all'Adige, tutti i sabati, se non era, con questa curiosità su zitella, naturalmente invito le persone che hanno qualche parola difficile, dialettale, che non si usa più, che potrebbe essere sul tipo della zitella, di segnalare alla nostra redazione che facciamo tesoro, mettiamo assieme tutte queste parole, così le recuperiamo. E, evitando che la loro scomparsa, la loro estinzione, che sarebbe veramente un peccato. Quindi, veramente bene, grazie. Io direi che a questo punto sono arrivato veramente alla fine e quindi vi saluto, ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Vi aspetto alla prossima, ciao a tutti!